Buonasera a tutti, siamo qui in Viale Carducci a Lido degli Estensi in occasione dei 20 anni di Patty Farinelli. Adesso vado a intervistare una delle modelle prima dello spettacolo. Ciao, come ti chiami? Ciao, io mi chiamo Jessica. E come ti senti prima di questo spettacolo? Molto emozionata, soprattutto perché siamo in ritardo, stiamo facendo tutto di fretta, però emozionata. Spero bene per la passerella perché è abbastanza lunga con i tacchi, poi dobbiamo fare un sacco di cambi e quindi speriamo bene, emozionata comunque. Però anche questi momenti di backstage mi confermi che sono bellissimi da provare. Sì, certo, c'è tutta l'emozione, la tensione, tutti che corrono, quindi sì, molto belli. E poi qua non sono per niente rilassanti, ma sono... sì, tensione. Però quando sarà poi finito tutto, ti piacerebbe riprovarlo, vero? Ovvio, l'ho riprovato un sacco di volte e lo rifarei sempre. È quello che voglio fare, la mia passione più grande. Allora, grazie e un grande in bocca al lupo per la serata. Ciao! Adesso stiamo aspettando l'arrivo di alcune ballerine giovanissime e bravissime. Voglio fare loro qualche domanda. Adesso quando arrivano, eccole. Ragazze, ciao, venite a sedervi qui vicino a me. Mi dite i vostri nomi, cominciando da lei. Francesca. Lisa. Aurora. Denise. Allora, sono bellissime, bravissime e molto molto giovani. Vi chiedo anche quanti anni avete. 13. 14. 11. 10. Siamo andate in ordine decrescente, la mia età non la dico perché stona, però veramente vorrei farvi i complimenti e vorrei farvi anche qualche domanda. Voi venite dalla scuola Dance Style Club di San Pietro in Casale, giusto? E da quanto tempo ballate insieme? Allora, io con lei ballo da 2 anni e in generale ballo da quando avevo 6 anni. Complimenti. E parlaci un po' di questa vostra scuola di ballo. È una scuola che diciamo pratica tutti gli stili, danza classica, moderno, hip hop, latinoamericano che appunto facciamo noi, e gruppi soli, cioè che balli da sola, duo che facciamo come io e lei, due femmine, oppure la coppia che è maschio e femmina. E voi partecipate, da quanto so, anche a delle gare nazionali perché siete una federazione agonistica. Sì, appunto ci sono i campionati regionali italiani, che appunto è la federazione che li organizza e ti mette a confronto con tutta l'Italia. Brave, veramente complimenti. E passiamo a, non mi ricordo già più il nome, ma fa lo stesso, però ripetilo magari. Aurora. Aurora, ok, così so con chi sto parlando. E tu invece da quanto tempo balli? Com'è nata la tua passione per questo sport? C'è una mia amica che ballava e... mi sono incuriosita perché lei mi parlava sempre che andava a danza e allora ho provato in varie scuole insieme a un'altra mia amica e poi ho trovato la Dance del Club che mi è piaciuta e quindi sono lì da quando in seconda elementare, più o meno vado in seconda elementare. E quindi pensi che continuerai nel tuo futuro una passione che senti essere tua? Sì. Bene, e poi per ultima la mascotte del gruppo, ma sempre bravissima. E l'ultima domanda per te, e anche tu a che età hai cominciato e cosa pensi di fare nel tuo futuro? Allora, ho iniziato 3 anni e nel futuro penso di arrivare prima a tipo un campionato italiano. Addirittura, abbiamo questa ambizione meravigliosa. Allora ti faccio tanti tanti auguri, in bocca al lupo a tutte per la vostra carriera di ballerine.
e finalmente abbiamo l'onore di essere qui insieme alla mitica Jo Squillo. Complimenti per la serata. Ti ringrazio molto, per me è anche emozionante perché io ho fatto la mia infanzia qua, Lido degli Estensi, poi Lido di Spina, quindi questi lidi di Comacchio e mi ricordo appunto le traversate anche col papà, andare alla scoperta delle foci, è sempre stato emozionante, i primi giochi, proprio anche i primi lavori con l'uncinetto, anche con le perline. Ti ho ascoltata durante la serata, infatti raccontavi appunto questi tuoi ricordi trascorsi qui a Lido degli Estensi, è stato veramente molto bello ascoltarti. Ti ringrazio, io penso che la storia della moda sia poi la storia che racconta tante passioni, perché dietro la moda, dietro i vestiti, c'è sempre un'azienda che ha un cuore, che ha una visione, che ha tanti sogni, e infatti è per quello che noi italiani l'abbiamo fatto bene, perché siamo entrati nel cuore di tutti con il nostro Made in Italy, perché raccontiamo una storia che arriva proprio dalla famiglia, da tante belle visioni che una donna, un uomo hanno fatto e sono riuscite a continuarle per gli anni, magari in tanti anni di sacrifici. E quindi è importantissima quindi la tradizione. La tradizione e questa capacità di essere sempre come giovani, no? Quindi essere sempre più esperti, però sempre mantenendosi contemporanei e sempre da pill, come succede nei grandi brand. E stasera abbiamo visto che è una grande donna, che ha un'esperienza ormai da 20 anni nel mondo dello spettacolo, nei red carpet, però si emoziona ancora perché è ritornata a casa, è ritornata dalle origini con il Lido degli Estensi. Grazie Jo, complimenti perché sei bellissima, bravissima. Siamo donne, oltre le gambe, qualcosina l'abbiamo messo in cantiere. Sicuramente. Grazie.